Ciao ragazze, questo come avrete letto dal titolo sarà un video tag e si tratta del video tag Sono Negata. Vi elencherò insomma le 5 cose che riguardano il make-up e dintorni con le quali sono negata. Questo è un video in collaborazione con la mia amica Vale, ovvero Trucchina 100, che saluto e alla quale mando un abbraccio veramente fortissimo. Sarà quindi in collaborazione con Trucchina 100 e vi lascio, se non la conoscete, il link del suo canale qua sotto nell'info box e vi consiglio assolutamente di passare nel suo canale, di dare un'occhiata ai suoi video perché è una ragazza veramente molto carina, molto garbata alla mano e di conseguenza vi consiglio di iscrivervi al suo canale o almeno di dare un'occhiata ai suoi video. Iniziamo subito con il video tag, quindi con le 5 cose che riguardano il make-up e dintorni con le quali siamo negate, insomma. Allora partiamo. La prima cosa con la quale sono negata per quanto riguarda il make-up è sicuramente, come vi ho detto in tantissimi video, l'applicazione dell'eyeliner. Esattamente, proprio lui. Io sono impedita, sono imbranata, sono negata, che dir si voglia, con qualsiasi tipo di eyeliner, che sia in penna, che sia eyeliner liquido, che sia in gel. Il mio problema, essenzialmente è questo. Io in un occhio riesco a creare una linea, una riga di eyeliner abbastanza carina, abbastanza accettabile, chiamiamola così. Però nell'altro occhio non riesco mai a ricreare un effetto, uno stile, un risultato quantomeno similare. E di conseguenza spesso mi capita di cancellare più volte la riga di eyeliner senza però dei risultati effettivi, perché ogni volta poi mi stufo, mi vado a struccare e vado insomma a truccarmi nuovamente, a ritruccarmi insomma senza l'utilizzo dell'eyeliner. Quindi sicuramente l'applicazione dell'eyeliner è in pole position perché insomma sono particolarmente negata con l'applicazione dell'eyeliner. Andando avanti, la seconda cosa riguarda in particolar modo il rossetto, sì, il rossetto in generale, l'applicazione del rossetto. Perché? Perché io non ho delle labbra molto regolari, insomma i bordi, i margini delle mie labbra non sono molto regolari, soprattutto per quanto riguarda il labbro superiore. Quindi spesso quando vado ad applicare il rossetto e magari non utilizzo nemmeno una matita per contornare le labbra, mi capita di uscire fuori dai bordi e quindi di dover sistemare, di dover aggiustare il rossetto in diversi punti delle labbra. Proprio per questo motivo è anche una sorta di paura, di fobia, tra virgolette, mi capita di evitare anche di applicare rossetti magari più colorati, più vistosi, nei quali magari una sbavatura, un'imperfezione si noterebbe maggiormente. E quindi che cosa faccio? Tendo sempre, o la maggior parte delle volte, ad utilizzare, come in questo caso, dei rossetti o comunque magari anche tinte labbra che vanno su dei colori nude, quindi su colori chiari, poco evidenti, proprio per questo motivo, perché spesso ho anche quasi la paura, qui gli uccellini cantano che una bellezza, perché molto spesso mi viene anche, tra virgolette, la paura di avere il rossetto fuori posto e quindi tendo anche ad evitare l'applicazione di rossetti magari con dei colori un pochino più forti, più marcati e più La terza evidenti. cosa invece riguarda lo smalto, l'applicazione dello smalto. Io ultimamente in questi mesi non sto applicando lo smalto perché da sempre mangio le unghie, però insomma negli ultimi forse 2 anni sto cercando di farle ricrescere in modo sano e quindi sto cercando per l'appunto di farle crescere quanto più possibile per poi andare a farmi fare dall'estetista, dalla mia estetista di fiducia una bella manicure curata. E quindi ultimamente non applico più lo smalto proprio per questo motivo. Però quando lo applicavo mi capitava sempre di non riuscire ad applicare lo smalto nella mano destra in modo decente, logicamente in modo accettabile. Con la mano quindi sinistra, perché ovviamente essendo destrimane ho qualche difficoltà con la mano sinistra, come tutte penso, tranne ovviamente le mancine. Quindi ogni volta non riuscivo ad applicare lo smalto nella mano destra, combinavo un sacco di disastri, uscivo fuori dai bordi, andavo a macchiarmi le dita, quindi insomma un vero e proprio disastro per quanto riguarda l'applicazione dello smalto sulla mano Andiamo destra. avanti, la penultima cosa, quindi per quanto riguarda le ciglia finte. Allora, dovete sapere che io in tutta la mia lunga esistenza di 22 anni non ho mai, e dico mai,
insomma, mai, non ho mai applicato delle ciglia finte, ma io ho una sorta di rigetto, di fobia, di paura inspiegabile per quanto riguarda le ciglia finte, per quanto riguarda l'applicazione delle ciglia finte. Di per sé le ciglia finte mi piacciono tantissimo, mi piace l'effetto che donano allo sguardo, però è come se avessi una sorta di paura incomprensibile per la loro applicazione sulle mie ciglia. Infatti proprio per questo motivo non ho mai provato ad applicarle, perché mi fa insomma un pochino di paura il fatto di dover applicare delle ciglia finte con della colla, quindi insomma ho questa paura, non so come spiegarvelo, è come se fosse una mia fobia, un mio limite. Tra l'altro non penso neanche di poter riuscire ad applicare le ciglia finte, perché io con queste cose sono assolutamente impedita, perché come vedete io creo sempre dei look easy, dei look semplici, veramente molto molto poco elaborati, proprio perché uno, non sono in grado, cioè, ve lo dico chiaramente, io non sono una make-up artist, non sono nessuna, io mi trucco così come vedete in modo molto semplice, molto banale, proprio perché non sono in grado, insomma non mi ci metto neanche a creare dei look troppo elaborati, e quindi niente, questo è sicuramente un altro fatto per il quale sono assolutamente negata. Ultimo, ma non ultimo, sono 5 in totale. Allora, volevo parlarvi infine della mia imbranataggine per quanto riguarda la sfumatura V nella piega dell'occhio. Questa sfumatura mi piace tantissimo, ma così come per l'eyeliner non riesco mai a ricrearla in modo quantomeno similare su entrambi gli occhi. Quindi anche in questo caso sono totalmente negata, non riesco mai a creare un effetto simile su entrambi gli occhi. Quindi per quanto riguarda anche la sfumatura a V nella piega dell'occhio, sono totalmente, e dico totalmente, imbranata. E niente ragazze, il video tag è terminato. Io spero di avervi tenuto compagnia per questi pochi minuti e vi ricordo di guardare anche il video di Vale, ovvero trucchi in accento. E niente, quindi io vi saluto, fatemi sapere che cosa ne pensate, magari se volete proporre anche voi questo video tag, mi raccomando fatelo e lasciatemelo qui sotto come video di risposta. Oppure se non volete girare un video, se non avete un canale YouTube, lasciatemi i vostri commenti con le vostre, insomma, imbranataggini, chiamiamole così, con questo neologismo. E niente, a presto, ciao!